Buongiorno a tutti. Quest'oggi ci trasferiamo virtualmente a Bologna ed in particolare alla Alma Graduate School, un consorzio che è nato nel 2000 tra l'Università di Bologna, la Fondazione Carisbo, la Fondazione Marconi e Profinges. In particolare vogliamo parlare del Master in Marketing, Communication and New Media e per farlo abbiamo con noi il direttore scientifico del Master, il professor Grandi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Certo. Professor Grandi, questo master è tenuto interamente in lingua inglese, come mai? L'origine di questo master è, diciamo, antica per quanto riguarda il tema e risale a una decina di anni fa ed era un master universitario di primo livello in marketing e comunicazione. Lo scorso anno abbiamo deciso di fare un doppio salto mortale. Abbiamo introdotto una problematica che è diventata centrale, che è New Media, e poi abbiamo deciso di farlo in lingua inglese. L'utilizzo della lingua inglese è molto semplice perché il master si presenta come un master internazionale, quindi dà la possibilità agli studenti di avere un mercato più ampio di quello italiano, internazionale, quindi diventa la docenza e la classe stessa. Quindi si tratta di un master che ha una fase didattica articolata e legata a questo punto anche quindi a questi nuovi media. Sì, diciamo che il master sostanzialmente i corsi quindi le 500 ore di classe si dividono in classi che fanno riferimento al marketing, all'accounting, più alla comunicazione, quindi corporate communication, integrated communication planning e il posizionamento, e invece gli altri insegnamenti come web technology, industry structure of digital communication, search marketing, web analytics for business e digital interactive marketing fanno riferimento all'online, proprio perché noi crediamo che, considerato il mercato, considerato c'è un mercato in cui anche nel 2012 vi è stato un aumento del 12% dell'advertising online di fronte a una diminuzione del comparto pubblicitario nazionale tradizionale dell'8,4%, ecco che questo tipo di competenza sia sempre più richiesta. Giustamente, ma quindi i profili professionali in uscita di questo master, quali potrebbero essere principalmente? Profilo professionale è molto chiaro. Competenze che fanno riferimento a tutte le possibilità di utilizzare l'online dal punto di vista strategico, dal punto di vista della pianificazione comunicativa, con due importanti e diversi obiettivi, diciamo, professionali. Da un lato vi sono le agenzie che tuttora sono agenzie che si muovono nel digitale, e quindi non a caso questo master è stato sponsorizzato dall'International Advertising Bureau, alla quale appartengono le agenzie che fanno pubblicità e attività di comunicazione digitale. Non a caso queste agenzie tengono quei corsi professionali di cui ho parlato in precedenza. Quindi questo è il primo aspetto, è il primo sbocco professionale rispetto al quale c'è un'enorme richiesta. Noi difatti abbiamo scelto di fare questo master perché queste agenzie ci dicevano: quegli studenti che voi formavate col vecchio master in comunicazione e marketing, noi dovevamo poi riformarli sull'online all'interno delle nostre agenzie per almeno 6-7 mesi. Ecco che allora sono professionalità pronte per questo tipo di agenzie, ma sono pronte anche per quelle imprese che si muovono sull'online. Ormai sono tutte che devono avere uffici interni che colloquiano con queste agenzie. Quello che noi abbiamo notato, ma che ha notato credo ciascuno di voi, che sta avvenendo per l'online
e per i social media, quello che è avvenuto per l'introduzione di internet all'interno delle imprese. Nella prima fase tutte le imprese dovevano avere un proprio sito, molte avevano un sito statico di fronte alla dinamicità della rete e quindi dimostravano di non avere capito che cosa significavano le potenze di internet. Oggi avviene spesso la stessa cosa, le imprese hanno la pagina Facebook, le imprese sono su Twitter, sono su Pinterest eccetera, ma non hanno ben chiaro che cosa fare. Ecco che quindi c'è una grande richiesta di questo tipo di professionalità e sinceramente noi abbiamo focalizzato su questo il nostro master, sia negli insegnamenti sia nei tirocini che possono essere realizzate su queste tematiche. Ecco, infatti la domanda successiva vorrebbe proprio riguardare il placement, cioè lei prima diceva avete un profondo contatto con il mondo aziendale. Sì, il contatto fa riferimento sia a questo master in particolare e anche al management committee di questo master, in cui vi sono le imprese che si muovono in maniera più innovativa, come Google, come imprese dell'Interactive Advertising Bureau, abbiamo l'Avanzoni, abbiamo il Corriere della Sera, abbiamo i Credit, Tecnogime, Poligrafici Editoriali, eccetera. E quindi in specifico io riunisco un paio di volte all'anno questo Management Committee per seguire gli sviluppi di questo master. Poi abbiamo quelli che sono i rapporti della nostra Business School, Alma Graduate School, con oltre 400 aziende e con l'ufficio per il placement dei master internazionali, questo e l'MBA. Da questo punto di vista possiamo dire che il placement a 6 mesi dal termine del corso è tra il 90 e il 100%, ma come ho detto prima sono professionalità che sono assolutamente, assolutamente richieste. E tirocini si possono poi realizzare sia in Italia sia all'estero. Ricordiamoci che l'internship nel caso di questo master è di 500 ore. Quello che noi tentiamo di fare è non di avere semplicemente uno stage, come si dice, all'interno delle imprese, ma avere rapporti con imprese le quali abbiano delle posizioni che si stanno aprendo e quindi di fare in modo che i nostri studenti attraverso l'internship possano poi dopo riuscire a rimanere in queste imprese. È chiaro che è un rapporto di fiducia tra la nostra business school Alma Graduate e queste imprese, quindi noi stiamo molto attenti a questa fase di placement per portare le persone con certe capacità nelle imprese che le richiedono. La ringrazio. Allora io invito tutti i nostri utenti ad andare sul sito Masterin e consultare la scheda dettagliata del Master in Marketing, Communication e New Media di Alma Graduate School, oppure andare direttamente sul sito istituzionale di questa Business School. Saluto il professor Grandi. Grazie, grazie a lei e a chi utilizzerà queste informazioni per il proprio futuro professionale. Arrivederci a tutti.